intanto dobbiamo far valere i risultati ora, perché far valere i risultati ora significa anche avere più forza per poi far procedere le politiche che abbiamo impostato. Ma c'è una ragione di fondo, ecco, su questa vorrei che si riflettesse insieme. Non solo il tema della mobilità è un tema decisivo per la città, perché insomma in tutte le città il tema della mobilità è la frontiera più esposta dei cambiamenti, delle sofferenze e delle possibilità, dell'innovazione immediatamente percepibile da parte dei cittadini, delle aspettative e delle cattive abitudini, dei condizionamenti e delle potenzialità innovative, no? È questo. Ma per una città come Pisa lo è di più, perché la mobilità è la precondizione del progetto di città che abbiamo, è parte del progetto di città ed è, se ci pensate per un momento, una precondizione. Perché noi non svilupperemo bene il progetto di città che abbiamo se questo non sarà integrato, se non sarà tutt'uno con la strategia di mobilità. In parte perché il progetto è anche un progetto di crescita, no? Che interviene sul già costruito, sui recuperi, no? Eccetera, ma è un progetto che vuole riportare residenza, crea funzioni attrattive, ha l'ambizione di creare nuovi poli di sviluppo, seppure uno sviluppo di qualità, leggero, sostenibile, no? Persegue l'obiettivo di avere più turismo in una città che ha un aeroporto che domani sarà 4 milioni di abitanti, che stacca 3 milioni di biglietti in Piazza dei Miracoli che equivalgono a non so quanti turisti che vengono, che ha una stazione, no, che attrae e fa passare 15 milioni di cioè, Pisa, questa, che ha un ospedale che viene rilanciato, che diventa un polo che non ha una centralità regionale ma nazionale, e tutto il resto sì, perché non lo sto a dire, che sappiamo, no? Noi abbiamo un progetto, e questa è una città che ha un progetto d'insieme che potenzia tutti questi lati. È chiaro che il potenziamento è immediatamente anche un potenziamento della domanda di mobilità, questo è scontato, e questo chiede infrastrutture nuove e risposte nuove. Sulla mobilità, intanto, nella nostra dimensione si è data una svolta affrontando, risolvendo, cominciando a risolvere problemi che facevano parte un po' anche forse per nostra responsabilità, del modo che aveva preso a vivere anche la nostra città, no? Questo dice il salto di qualità del trasporto pubblico, perché quando i numeri sono quelli è un salto di qualità, non casuale, e anche il salto dei conti e dell'organizzazione della CP. Quindi c'è stato un dinamismo e una tenacia di comune, azienda, di Pisano che si è aggiunta, no? Che dà più flessibilità all'intervento e appropriatezza all'intervento, che è una grande risorsa che io voglio rilanciare. C'è apertura a soluzioni innovative, e se c'è una cosa, ora con tanti si lavora tanto tempo insieme, io a questi temi ci tengo perché mi sono formato in gran parte su queste cose, diciamo, almeno ho fatto in città a partire da queste cose, no? Quindi credo avere una sensibilità. E la sensibilità mi porta a dire non mettiamoci limiti, pensiamo soluzioni innovative, giochiamo su questo piano il confronto con le altre città che sono comparabili con la nostra e con città comunque che hanno fatto scelte di innovazione. Io penso che ragionare in questo modo sia anche dare, come dire uno spazio, non perché ci vogliamo sentir dire siete stati bravi o siete bravi, no? Questo, ognuno deve fare il suo mestiere, ma anche la cultura urbanistica, la cultura ambientalista più seria della città deve trovare il modo di confrontarsi con queste cose, e anche lì bisogna, come dire, superare i cliché, se si vogliono superare,
perché noi diamo una possibilità, offriamo uno spazio vero di modernizzazione nel senso della sostenibilità. Ci si sta in questa discussione o non ci si sta? Ci si può anche non stare e, come dire, giocare alla, con le parole, con le figurine, eccetera. Ma, noi non siamo dell'idea di giocare su quel terreno, noi, però sul terreno che abbiamo impostato si può fare una discussione seria e importante. E ultima cosa, ma ce ne sarebbero altre, uso della telematica. Uso della telematica per ottimizzare il servizio già in crescita dei bus, collegamento con i parcheggi, collegamento alle fermate, no? Collegamenti satellitari e così via, e anche per continuare l'opera di salvaguardia del centro storico, di ottimizzazione, diciamo, di limitazione dell'invasione del traffico privato, eccetera, usando sistemi che consentano di dare risposte appropriate e di informando cittadini, facendo processi partecipati, di far sì che, come dire, questa svolta che possiamo dare sia una svolta condivisa da una larga maggioranza della città che si dichiara e condivide con noi questa battaglia. Grazie.